crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Buongiorno a tutti, guardate quanto sono forte, non a caso mi chiamo Spezza Catena, e vai! Eccoci qua, che belli che siete, siete bellissimi! Dio è buono. Facciamo di nuovo, Pastore Devi. Dio è buono! Questa per me e mio marito è stata una settimana particolare. Abbiamo visto uno dei miracoli più pazzeschi che non avremmo mai potuto immaginare. Venerdì, l'altro ieri, siamo andati a registrare in una trasmissione televisiva che vedrete stasera per chi è a casa. Ma non è questo il miracolo, perché poi Dio fa quello che vuole. Il miracolo è che noi abbiamo pregato tanto che si potesse vedere l'amore, perché in realtà siamo andati veramente come pecore in mezzo ai lupi, siamo andati a parlare di sesso con dei personaggi alquanto particolari. E quindi noi siamo andati, non siamo andati con un piede di guerra per dire le nostre idee, per imporle, ma abbiamo proprio pregato tutti insieme con tutta la Chiesa in Italia, con il corpo di Cristo, che si potesse vedere l'amore di Gesù. Si è visto, non perché noi siamo bravi, ma perché voi avete pregato ed è stato fantastico. Dio è buono. Sì, potete vederlo stasera 21:30 su Italia 1. Ci saranno anche i nostri ragazzi lì con noi. Bene, oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ha parlato molto. Solitamente quando Dio inizia a parlarmi da un po' prima, e già la settimana scorsa Dio mi parlava di un personaggio nella Bibbia. E vi chiedo di aprire con me la Bibbia in Giovanni 9. Non c'è abbastanza spazio. Più mi allargo, più ci allarghiamo e più non basta mai lo spazio. È come l'armadio delle donne, vero? Nella mia cabina, quando vengono a trovarmi, dico: wow, che bella cabina armadio. Ma ti posso fare una domanda? Dove sono i vestiti del Pastore Punto? In due cassette. E vabbè, dai, usa sempre solo magliettine e jeans. Bene, allora, Giovanni 9. Salteremo alcuni versi perché voglio leggerlo quasi tutto. Potete seguirmi in sovrimpressione. Bene. Passando, parla di Gesù, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Poi qui discute un po' con i discepoli del perché fosse cieco. E al 6 dice... Finisce una frase, dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E al 6 dice: detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi ed egli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque si lavò e tornò che ci vedeva. Però i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché non era mendicante, perché era mendicante, dicevano: non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? E alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: non è lui. Allora si domandarono al cieco: com'è che ti sono stati aperti gli occhi? E lui rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Vediamo qua com'era già dettagliata la descrizione, perché poi ce la ricorderemo. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: dov'è costui? Lui rispose: non lo so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco ed era giorno di sabato.
che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista, e già qua inizia già a scocciarsi, perché infatti qua dice di nuovo, quindi o gliel'avevano già chiesto, qualcuno gli aveva detto, quindi si scoccia e dice: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo, quindi già è un po' meno descrittiva di prima. Perciò alcuni dei farisei dicevano: questo non è da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: no, come può un uomo peccatore non fare dei miracoli? E quindi dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui che ti ha aperto gli occhi? E lui disse: probabilmente un profeta. Poi andiamo nel verso 24, quasi finito. Chiamarono di nuovo la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, sappiamo che questo uomo è un peccatore. E lui rispose: se egli sia un peccatore io non lo so, io una cosa so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo, mamma mia, gli dissero di nuovo: ma cosa ti ha fatto? E lui: come ti ha aperto gli occhi? E lui dice: come ve lo devo dire, ve l'ho già detto, ve l'ho già detto, ma non mi avete ascoltato, perché ve lo devo dire di nuovo? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli? Io lo trovo magnifico, poi continua, magari dopo lo vediamo. Lo trovo magnifico, perché quanti leggono la Bibbia e a volte si fanno le risate? Sinceramente, io un sacco, perché mi immedesimo nella situazione. Vedete, qua il cieco si era seccato. Ma come, secondo voi il cieco poteva dire marò alla napoletana? No, mi sa di no. Marò, come ve lo devo dire? Non penso. Vabbè, può darsi, perché era... prima non era, non seguiva Gesù, no, esisteva già, com'è, era la mamma di Gesù. Quindi, cosa succede in questa storia? Vediamo che i farisei volevano sapere come Gesù, come il cieco fosse guarito. Però partiamo da i vicini del cieco. Vedete che qui dice: perciò i vicini, quelli che l'avevano visto prima. Io mi sono chiesta un po' chi potessero essere questi vicini e ho pensato: chi possono essere i vicini di un mendicante? Cosa? Probabilmente dei mendicanti. Quindi ho pensato: queste persone gli chiedono: ehi, ma chi è che ti ha guarito? Ma dimmi cos'è successo, spiegami un po', cos'è che ti ha fatto quel signore là? E lui gli spiega, qua era ancora tutto entusiasta, no? Lo spiega pieno di dettagli. Allora, ha preso la terra, ha sputato sulla terra, poi me l'ha spalmata sugli occhi, poi mi ha detto: vai nella vasca di Siloe, poi gli avrà detto che significa mandato, sciacquati e sarai guarito. Tutto dettagliatissimo. E loro gli dicono: fantastico, ma dov'è sto Gesù? Lui dice: ma non lo so dove è andato, non lo so. Cosa fanno qua i vicini? Avevano due cose, avevano due scelte che potevano fare. E io penso che questi vicini, se è vero che erano mendicanti anche loro, la Bibbia non lo dice, è un'ipotesi, probabilmente erano malati anche loro. Anche se non lo fossero stati, probabilmente avevano delle esigenze anche loro. E forse loro volevano sapere qual era il segreto per cui lui era stato guarito. E quando lui gli dice che era stato Gesù, loro non si chiedono: ma ok, vediamo dov'è questo Gesù. Non iniziano a cercare la faccia di Gesù, a cercare Gesù perché lui potesse guarirlo. No, scadono in un errore, scadono nell'invidia per quella persona. Perché dico questo? Quelle persone volevano una soluzione per la loro vita, ma hanno deciso di essere gelosi per lui piuttosto che decidere di cercare il volto di Gesù. Sapete perché ve lo dico? Perché nel verso 13 dice che loro, i suoi vicini, condussero il cieco dai farisei. Sapete perché l'hanno fatto? Loro sapevano perfettamente che il cieco era guarito di sabato. Di sabato non si poteva fare miracoli e non si poteva neanche fare del fango. Quindi sapevano che avrebbero messo quella persona nei guai. Sono andati dai farisei, da delle persone, per chiedere una soluzione piuttosto che cercare il volto di Gesù. E cosa succede qui? I farisei
anche qua. Vediamo cosa fanno i farisei. Abbiamo visto che parte già che i farisei gli domandarono di nuovo, quindi già sapevano il fatto come era andato, giusto? Qualcuno gliel'aveva detto o l'avevano già chiesto al cieco. Cosa fanno? Gliel'avevano già raccontato. Fatto sta che iniziano a fargli delle domande, stile interrogatorio. E vediamo che già qua, la seconda volta, il cieco inizia a seccarsi. Di nuovo devo raccontare. Vabbè, dice, senti, mi ha messo il fango e ora ci vedo. Quindi sono spariti già tutti i dettagli, perché chiaramente iniziava a seccarsi. Non contenti, lo richiamano una seconda volta. Prima di questo chiamano i genitori perché non ci credevano, i genitori se lo sbolognano, dice, beh, chiedete a lui. Questo, vabbè, veniva fatto perché avevano paura. Lo richiamano la seconda volta per raccontare, quindi per la terza volta, come Gesù l'avesse guarito. E lui qui è il verso che abbiamo già detto, ve l'ho già detto. Però vedete, quando il cieco dice, visto che vi siete messi tutti a ridere, anche a me ha fatto ridere, quando dice, ma perché me lo chiedete di nuovo? Che volete diventare pure voi discepoli di Gesù? Voi non potete immaginare quanto, secondo me, il cieco avesse ragione. Io credo che il motivo per cui i farisei gli avessero fatto così tante domande era il desiderio che ardeva dentro di loro di avere delle risposte. Io penso che quelle persone fossero persone che, come tutti noi, avessero delle esigenze, fossero persone che avevano dei problemi da risolvere, delle malattie da guarire, e probabilmente volevano sapere la formula, volevano sapere qual era la formula per essere guariti. E forse non l'avrebbero mai ammesso lì davanti a tutti, ma magari a casa sarebbero andati, avrebbero sputato nel fango, fatto un po' una poltiglietta di fango, con il fango sugli occhi, poi si sarebbero sciacquati nella vasca di Siloe e avrebbero provato se funzionava. Perché? Perché loro erano legati a delle formule, erano legati a degli schemi, quindi volevano sapere qual era la formula. Qual era la formula? Qual era la formula? La formula. Gesù sapeva perfettamente che non si potevano fare miracoli di sabato e sapeva perfettamente che non si poteva fare neanche il fango di sabato. Ma lo fa. Perché Gesù lo fa? Guardiamo un attimo Gesù. Lui ha deciso, intanto faceva un sacco di miracoli di sabato, lui ha deciso di non lasciarci delle indicazioni precise riguardo a come usare la potenza di Dio, a come poter guarire, a come poter avere una soluzione da Dio. Vediamo un po' due o tre esempi. Gesù inizia trasformando l'acqua in vino. Quindi il primo miracolo lo fa su una bibita. Uno dice, vabbè, non lo fa su una persona, lo fa su una bibita. Già questo è strano. Poi, vediamo qualcun altro. Al paralitico gli insegna a mettere in ordine, a essere ordinato. Gli dice, alzati, prendi il tuo lettuccio, non lasciare niente qua in mezzo e vai a casa. Perché probabilmente il paralitico aveva problemi di disordine, vero? In realtà qui lo fa per provocare una reazione. Perché non si poteva portare il lettuccio di sabato, non si poteva fare niente di sabato. Quindi infatti i farisei lo incontrano e dicono, cosa ci fai con il lettuccio, quello di noi, che ne so, quello mi ha detto di portare il lettuccio, tu mi dici che non devo portare il lettuccio, insomma. Però vabbè, era disordinato, quindi ha voluto insegnargli questo. Poi cosa fa? Vabbè, quello che si cala dal letto, dal tetto, per me non lo dice, cioè, io non mi pongo neanche il problema, perché Gesù non fa una piega, non è che si meraviglia, non dice niente, no, lo guarisce, che vabbè, tutto normale. Cosa fa dei 5 pani e 2 pesci? Che meraviglia. Ragazzi, quanti di noi conoscono il McDonald's? Gesù ha inventato i primi fish burger della storia! 5.000 fish burger! Fantastico!
Tant'è che questo miracolo ha avuto talmente tanto successo che l'ha rifatto. I fish burger sono piaciuti un sacco. I fish burger. Poi cos'altro ha fatto? Il primo miracolo wifi della storia. Come il primo miracolo wifi? Eh sì, pensateci, con il servo del centurione. Questo ragazzo non era lì, non l'ha potuto toccare, non l'ha potuto guardare. Il centurione gli dice, vabbè, non ti preoccupare, stai qua, fai un miracolo wifi e arriverà direttamente al mio servo. È vero, connessione velocissima, istantaneo proprio. Quindi primo miracolo wifi. Poi cos'altro, cos'altro? Vabbè, diciamo lui era abbastanza sui generis, no? Camminava sull'acqua, vabbè, questo ormai non... Poi, ragazzi, questo amo. Vi ricordate il personaggio? Buonasera. Chi è? Giuliacci, manda in crisi Giuliacci! È perché Giuliacci dà le previsioni al mattino, oggi venti freddi su tutta la regione. Poi arriva Gesù, fermati, comanda al vento di fermarsi, Giuliacci va in crisi. Infatti, se ci avete fatto caso, poi quello si è licenziato perché è andato in crisi perché non aveva azzeccato le previsioni, no, quello era stato Gesù. Cos'altro fa? Ha un salvadanaio a forma di pesce sott'acqua. Sinceramente, voi ce l'avete? Quando dovevano pagare le tasse, dice va, prendi i soldi dal pesce. Era il salvadanaio di Gesù quello. Poi cos'altro fa? Va in giro a guarire le suocere. Insomma, che personaggio è questo? Magnifico. Questo è Gesù, questi sono i miracoli che faceva. Vi chiedo, vi sembra che ci abbia lasciato una formuletta per capire come guarire, come risolvere i nostri problemi? Gesù ha fatto tutt'altro, ha deciso di sconvolgere l'idea che si aveva di miracoli, di sconvolgere l'idea che si aveva di un profeta stesso, perché non voleva lasciare traccia di come rinchiudere in una scatoletta lo Spirito Santo, di come rinchiudere la scatoletta, come Dio si può muovere nella nostra vita. Amen. E quindi i farisei cosa fanno? Dopo che gli hanno chiesto 3.000 volte, un sacco di volte, qual era la formula, perché volevano saperla, a un certo punto capiscono perché il cieco stesso glielo dice, ragazzi, vi dico chiaramente, voi mi chiedete un sacco di cose, come ha fatto, ma il fango, era la terra era rossa, era marrone, com'era? Gli avranno fatto una marea di domande, qui ne scrivono solo alcune. E lui dice, ragazzi, io vi dico una cosa, io non ci vedevo e mo ci vedo. E loro gli dicono, ho capito, ma non può essere, lui è un peccatore. E il cieco stesso gli dice, ma ragazzi, ma lo sapete benissimo che Dio non può usarsi di un peccatore per fare un miracolo, perché all'epoca credevano questo, che Dio si usava delle persone giuste, e già li contraddice, e loro vanno in confusione. Il verso qui lo dice, e c'era disaccordo tra di loro. Loro avevano iniziato a capire che c'era qualcosa di più di uno schema, c'era qualcosa di più di una legge da seguire. E a volte noi pensiamo ai farisei, infatti scherziamo anche, chi non salta fariseo? Vi ricordo, anche pagano. Chi non sa? Tutti pagano. No, ok, lo facciamo dopo che siamo tutti insieme. Scherziamo anche su questo, però la verità è che Gesù è morto anche per loro. Gesù amava loro e Gesù ogni volta che cercava anche di provocarlo, ogni volta che faceva un miracolo, probabilmente era anche per attirare la loro attenzione, per dire ragazzi, toglietevi queste bende davanti agli occhi, io faccio miracoli, i ciechi vedono, i zoppi guariscono, i morti risuscitano, forza, sono io, non vi chiudete in degli schemi, io sono vivo, seguite la mia voce. Amen. Però allora cosa fanno? Decidono di tenersi i loro problemi, le loro malattie, i loro dubbi, piuttosto che piegarsi alla sovranità di Gesù, piuttosto che lasciare da parte dei preconcetti, i preconcetti che avevano nella loro testa, e capire che Gesù stava stravolgendo tutto e avrebbe potuto stravolgere anche le loro vite. Perché questo? Erano talmente attaccati ai loro schemi che non riuscivano
a sentire la voce di Dio. E tante volte è quello che facciamo anche noi. Ci leghiamo a un modo in cui Dio deve parlarci, a un modo in cui Dio deve rispondere alla nostra preghiera, che non riusciamo a sentire la voce stessa di Dio, che magari ci vuole portare in un'altra direzione, totalmente opposta. E sapete, quando, se noi siamo troppo in uno schema, e crediamo e continuiamo ad avere degli schemi, anche solo a sapere la parola di Dio senza ascoltare la voce di Dio, stiamo assomigliando a dei farisei che sapevano la legge ma non riconoscevano la voce di Dio. E vi ricordate il verso che dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io conosco ed esse mi seguono? Voglio farvi un esempio. Allora, voglio chiamare Carol, che è una mia pecora, e altre 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone, 6 donne. Una alla volta, non spingete, mi raccomando. Forza. 6 ragazze, signore. Allora, tu vai un po', vai per ultima. Anzi, fai così, girati, perché sennò poi sai chi è chi. Io sono il pastore, giusto? Quindi faccio Gesù. Però vabbè, un esempio, mo non è che... Cioè. Lei è la legge. Quindi... quando noi iniziamo, perché la Bibbia dice razza di vipera, e poi ci scordiamo l'amore. Sapete che anche i farisei che dicevano, ah non può essere lui, in realtà era sciocco, perché in Isaia diceva che il Messia avrebbe aperto gli occhi ai ciechi. Sono loro che erano talmente fissati nei loro schemi che non l'hanno riconosciuto. Quindi lei è la legge, lei è gli schemi, lei gli schemi, quindi... Dio mi guarirà in questo modo. Dio ha deciso che Dio mi farà prima questo, poi risolverà questo nella mia vita, poi farà quest'altro, e decidi tu come Dio dovrà parlarti. Poi abbiamo il secondo me, che Dio inizia a muoversi in un modo nella tua vita, e lei inizia, beh Dio secondo me però non è che proprio devi fare così. Dio, secondo me è meglio che sposo quell'altro piuttosto che questo. Questo non mi sembra proprio adatto a me, no? Mi piace di più uno muscoloso, alto. È un esempio, tranquilla. Tipo che già stava sbiancando lei che... Vabbè, muscoloso, tranquilla, il tuo, non ti preoccupare. Quindi, il secondo me. Poi abbiamo le abitudini. Le abitudini sono quelle che... Ok, oggi vado in chiesa, cioè si canta, si prega, poi c'è l'amministrazione, forse, perché a volte posso giugno fa stare tutti zitti, non capisco, fa stare tutti zitti, ma quando mai? Cioè, là c'è sempre uno che parla, deve dire quello che dobbiamo fare, dobbiamo alzare la mano, l'alziamo. Se non ci dice, cioè, quando siamo tutti zitti non lo capisco, l'abitudine questa cosa non la capisce. E poi c'è la dipendenza dalle persone. Quindi... Da chi sei dipendente? Perché ridi? No, perché non fare così. Da chi sei? Preghiamo per te? Ok, già svenuta. La dipendenza dalle persone è quella che dice: ho un problema, corro dal mio mentore, corro dal capocello, dal pastore, dal papa, ma da Gesù non ci vanno mai, ok? Perché sono dipendenti da questo. Allora, mettetevi, qua c'è poco spazio, questo palco è piccolo. Venite qua, venite qua. Ah, distribuitevi in maniera abbastanza larga. Pecorè, ci sei? Pecorè? Bela? Pecorella? Bela? No, non ti puoi girare, girati! Mischiatevi, se girata, mischiatevi. Mettetevi un po' più a cerchio. Fate un po' più un cerchio. Un cerchio! Cerchio, quello tondo, ok? Allora... dipende
dal posto che noi vogliamo dare a queste cose nella nostra vita. A seconda del posto che gli daremo, se noi le terremo alla larga, sarà più facile che ascolteremo la voce del pastore. Proviamo. Non inciampi, iniziamo bene, non si fida neanche. Allora girati. Ti gira la testa? Ok. Allora adesso voi dovete chiamarla con il suo nome e dovrò chiamarla anch'io, ok? Vediamo se lei mi riconosce, però aspetta che siamo distribuite male. Vieni un po' più in qua. Tolgo il microfono per un attimo, ok? Ok, questo è quando c'è un equilibrio tra queste cose che possono esserci nella nostra vita, ma le teniamo alla larga, ok? Vediamo quando queste cose, quindi la legge, l'abitudine, dipende dalle persone, tu chi eri? Sei uno schema, tu chi eri? Come aspetta, ma... Secondo te, ok? Vediamo quando queste cose invece entrano dentro di noi, quando sono troppo vicino a noi, come nel caso di quei farisei appartenevano a noi, appartenevano a loro e appartengono a noi. Vieni di nuovo al centro. Vediamo se queste cose predominano nella nostra vita, se riusciamo ad ascoltare la voce del pastore. Avviciniamoci. Insomma, sei esaurita Carolina, sei esaurita. Ero qua, ma non mi sentivi. Grazie. Vedete, questo è quello che succede quando queste cose dominano la nostra vita. Quando l'abitudine, gli schemi dominano la nostra vita, non riusciamo più a sentire dov'è Gesù, quello che ci sta dicendo, la direzione in cui ci sta chiedendo di andare. Sapete che la direzione che Dio ci chiede di prendere non è detto che sia quella che noi pensiamo, che sia quella giusta per noi? Vedo tante persone fare sì, è così, anzi, la maggior parte delle volte scombussano completamente le nostre vite. Perché a lui piace essere così, non gli piace essere monotono e non gli piace neanche che noi viviamo una vita monotona. In trasmissione ci chiedevano, ma voi vi divertite? Se la gente potesse sapere quanto entusiasmante è la vita con Gesù, quanto è bello vivere con Gesù. Solo che troppe volte noi facciamo i conti in tasca a Dio, se possiamo dire così. Iniziamo a dire, ok Dio, questa è la mia vita, da adesso voglio che tu... adesso finirò l'università, mi raccomando, 110 lode, fammi passare, fammi fare le domande che so. Lo fanno tutti, lo so, perché curi ragazzi. Dico, vabbè, preghiamo che mi fanno le domande che so. No, tu studia tutto. E poi Dio è buono, ti darà grazia, ma tu intanto studia. Sì, è una preghiera dilagante. Poi, dopo che finisco l'università, trovo subito lavoro, poi subito mi sposo con quella bionda, alta, ma anche mora, divertente, ma anche seria, fantastico. È questo che voglio, Dio, andrà tutto così perfettamente. Vai Dio, se fai così, tranquillo che sarà la cosa giusta per me. E facciamo così con Dio.
E a volte mi chiedo, se fossimo vissuti al tempo di Gesù, l'avremmo riconosciuto? O avremmo fatto come quei farisei, o ci saremmo chiusi in degli schemi? Sinceramente, saremmo riusciti ad uscire dagli schemi? Voi vi sareste fidati di uno che sputa nel fango e che c'ha il salvadanaio pesciolino sott'acqua? Sinceramente, saremmo riusciti ad uscire dall'idea che noi avremmo avuto di Messia? E vedete, quando il cieco dice a Gesù di andare al... ecco qua, vedi, il cieco voleva dire a Gesù cosa doveva fare. Quando Gesù dice al cieco di andare a lavarsi, quell'uomo non ci vedeva, si è dovuto fidare della voce della persona che lo stava guidando, che gli aveva detto, vai a lavarti e sarai guarito. Ok, facciamo un passo un po' indietro. Immaginate il cieco, ok? Vedi arrivare Gesù? Dice, wow, il figlio di Dio, è proprio come si vede nei video di YouTube, uguale, vero? No, non c'era YouTube. E vabbè, dice, wow, il figlio di Dio, com'è bello, vero? Eh no, non ci vedeva, non ne ho beccata una, vabbè. Però io immagino Gesù che arriva, vede sto cieco, era evidente che era cieco, e... mentre parla con i discepoli, quelli gli chiedono, Gesù, ma perché è cieco fin dalla nascita? Si imbattono in un problema dottrinale. E quindi Gesù gli stava spiegando, no, non è che mo tutti sono ciechi fin dalla nascita perché il peccato, alcuni sono per la mia gloria, insomma, gli stava spiegando. Mentre parla così, lo guarda, voi ci avete mai fatto caso che in alcune guarigioni, spesso, Gesù parla, no, con le persone, ciao, sono Gesù, piacere, cioè un minimo, no, come ti chiami? Poi gli chiede cosa vuoi che io ti faccia, anche se magari quello era evidentemente zoppo, cieco, quel che era. E quindi c'è un minimo di dialogo, credi che sono Gesù, insomma, chiacchierano. Stavolta sta cosa proprio non c'è, o almeno la Bibbia non ce lo dice. Arriva lì. Mentre parla con i discepoli, sì, no, comunque il tempo è venuto, sì, perché io... poi prende il fango, ta, glielo spalma e gli dice, vai e lavati. Così, proprio in tranquillità, con molta naturalezza, no? E io immagino questa scena... E tante volte mi sono chiesta, ma scusate, ma sto cieco si fa fare tutto? Cioè, non, gli fa fare tutto quello che voleva Gesù? Quanti di voi hanno immaginato che sto cieco era lì che subiva? Perché dice, vabbè, era là, non gli ha detto niente. Però vedete, vi ricordate la seconda parte che abbiamo letto? Sto cieco non era proprio uno che subiva, ce l'aveva il caratterino. Vi ricordate che insulta pure i farisei? Tant'è che più avanti poi gli dice, addirittura dice questo, ma da che mondo è mondo se è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco se non fosse stato da Dio? Cioè proprio gliene dice di ogni, tant'è che litiga, no? Perché loro gli dicono, ma come ti permetti? Noi ne sappiamo più di te. E lo cacciano fuori. Poi finisce bene perché lo incontra Gesù e capisce che Gesù era veramente il Messia. Però vedete, non era proprio uno che subiva così, uno che timidino, là, zitto, zitto. Era una persona che aveva la sua identità, il suo carattere. E allora perché lascia fare tutto a Gesù così, subendo, si può dire? Vediamo perché. Proviamo a fare un altro esempio. Allora, voglio chiamare Gabri. C'è Luca Pedes. Luca, ci sei? Non c'è? È andato via? Vabbè, fa niente. Vieni, Gabri, e vieni tu, Crispy. Vieni, Crispy. Declini ogni responsabilità nei miei confronti. Infatti hanno paura, non so perché.
C'ho la faccia di uno che fa cose monelle. Allora, Gabri è il cieco con gli occhi chiusi. Siediti, va? Siediti a terra, che eri mendicante. Crispy è sempre cieco, ma lui è un cieco con gli occhi aperti, ok? Sei con gli occhi aperti, eh? Ah, ho bisogno di un'altra persona che mi regge il microfono, che mi segua. Gabri, rimani con gli occhi chiusi, non li aprire per nessun motivo, eh? Aspettate che mi tolgo il giubbino rosa. Tengo quel giubbino. Allora, d'ora in poi non parlerò. Torna qua, cieco! Già si sta manifestando. Mi piace. Da dire, cieco? Non ti lamentare, non dire niente, perché tu sei quello che ci crede. E lì. Ora vediamo cosa fa il cieco con gli occhi aperti, che vede cosa sto facendo. Diciamo che rimani così tutto il resto della predica, perché ora non so come risolvere. Ok, rimani là, Gabri. Rimani così. No, appoggialo pure da qualche parte. Vedete, il cieco non sapeva neanche Gesù cosa stesse combinando. Lui non sapeva Gesù cosa stava facendo. Lui non sapeva neanche che Gesù aveva sputato per terra. Tanti fanno il gioco che Gesù aveva fatto la scatarrata. Ma non penso proprio, ragazzi, ma va bene tutto, ma perché avrebbe dovuto farlo, sinceramente? Quindi, quindi probabilmente il cieco non sapeva neanche Gesù cosa stava facendo. Lui aveva solo quella possibilità. Lui aveva quella possibilità e non gli interessava cosa Gesù stava combinando. Non gli interessava Gesù cosa avrebbe fatto. Quello che gli importava è sapere che Gesù avrebbe cambiato completamente la sua vita. E invece, vedete, quello che facciamo noi con Dio è voler essere guariti, voler avere la soluzione per i nostri problemi, stando con gli occhi aperti, controllando e vedendo come Dio agirà nella nostra vita. E siamo lì sempre a guardare, a osservare, a dire: Dio, non fare così, Dio, non muoverti così, oppure Dio, mi fa schifo questa cosa. A quanti non fa schifo? A quanti ha fatto schifo quello che abbiamo visto? A me, sono ancora sporca di sputo. A te no!
Fai il cieco bravo. Che dite, lo facciamo pulire? Ci piace. Lo lasciamo là. Quanti vogliono che lo facciamo pulire? Mizzica, sono la metà. Quanti vogliono che rimane così? Aiutalo, stai che... Però vedete, quello che facciamo con Dio a volte è questo. Aiutalo, se no... Allora, facciamo così. La salviettina è firmata, sì, lo è. Lavati con Siloe e guarirai! Ti è avanzato un pezzettino. Ok, grazie, ho già dato. L'ho fatto anch'io su me stessa, quindi Gabri non lo sapeva cosa avremmo fatto. L'ho voluto fare apposta, non dirglielo, però so che lui comunque si offre. L'ho fatto apposta perché, beh, chiaramente lui mi conosce, quindi era un po' sospetto. Però, vedete, quando non sappiamo, ci fidiamo. Avete mai detto la frase "mi fido di te a occhi chiusi"? Cosa significa questa frase? Significa che anche se io non vedo quello che stai facendo, anche se non sarò lì a calcolare, a osservare, a dirti come fare quello che stai facendo, io mi fido del fatto che il risultato che avrà nella mia vita sarà buono. E noi invece calcoliamo, siamo con gli occhi aperti a dire cosa deve e non deve fare Dio. E la mia domanda oggi è: sei disposto a sporcarti di fango per vedere il miracolo di Dio compiersi nella tua vita? E spesso c'è quella canzone che fa "Let it rain", no, "manda la pioggia", "Let it rain, open the west and where", dice così? Dite la verità, non sapete cos'è quella parola? È difficilissima, "the flung gates". "The flung gates of heaven". No? È troppo difficile. È "le cateratte del cielo" in inglese, difficilissimo. Infatti noi l'abbiamo tradotto "le porte del cielo", perché questa parola non è il caso di usarla in questo momento. Cataratte. Ok. Quindi chiediamo... Dio, manda la pioggia su di noi, Dio, manda questo, mandaci, vogliamo di più di te, vogliamo andare in territori che non conosciamo. Ma la verità è che quando inizia a piovere ci dà fastidio l'acqua sulla testa, ci bagniamo, poi c'è l'umidità, poi siamo infreddoliti e poi soprattutto c'è il fango che ci dà fastidio. E quindi chiediamo la pioggia di Dio, ma non vogliamo il fango. E vi ricordate quando Giobbe dice "ho accettato il bene da Dio, accetterò anche il male"? Giobbe non stava dicendo che Dio gli mandava del male. Giobbe stava dicendo "io so che Dio mi ama, io so che Lui è il meglio per la mia vita e so che anche se sto passando questo momento è perché Lui è il meglio per me e mi fido di Lui a occhi chiusi. Non mi interessa come, non mi interessa quando, so che Lui mi porterà fuori da qui". Amen. Bene, sapete, se il cieco non avesse subito quella situazione schifosa e anche un po' imbarazzante, forse oggi non parleremo del cieco in tutto il mondo, nel libro più letto, non parleremo di questo miracolo grandioso. E a volte noi chiediamo a Dio il meglio per la nostra vita, ma chiediamo delle soluzioni. Chiediamo un miracolo, ma non vogliamo essere messi nella condizione di ricevere quel miracolo. Sapete, so che non sempre quella che stiamo vivendo è la strada più facile, ma so che Dio ha sempre il meglio per noi. Sapete, se Gesù stesso, immaginiamo Gesù, lui stesso non voleva subire quello che ha subito, ma se Gesù
non avesse ubbidito, fosse scappato come Emanuele prima da quello che Dio gli stava chiedendo di fare, non avesse subito quel fango tremendo che l'ha portato alla morte, oggi nessuno di noi potrebbe essere qua. Lui ha deciso di prendere il fango per poter portare tutti noi davanti alla presenza di Dio, per poter salvarci. E lui l'ha fatto, ha deciso di ubbidire, anche se quello che stava facendo non era quello che avrebbe voluto fare. Perché lui lo dice, se puoi, non farmi fare questa cosa. Non era quello che avrebbe voluto fare, ma decide di ubbidire per noi. E ok, tu potrai dirmi, ok, però io preferisco rimanere nella situazione in cui sono, preferisco vivere una vita normale, senza magari questi eccessi, senza questo miracolo, preferisco rimanere lì a mendicare in fondo i miei soldini, piuttosto che subire uno sputo, non voglio subire questo, non mi piace questa situazione. Però sapete, il cieco dopo si è lavato, Gabri si è lavato, tornato tutto a posto come era prima. Giobbe dopo ha recuperato molto di più di quello che aveva perso. Ed è vero, a volte viviamo situazioni difficili, viviamo situazioni in cui diamo la colpa a Dio, chiediamo a Dio perché ci sta facendo passare in quella situazione, senza ricordarci che Lui ci tirerà fuori da là e sarà per il nostro meglio, sarà per la sua gloria, sarà un momento magnifico della nostra vita perché avremo visto la potenza di Dio attraverso le nostre vite. E io voglio concludere con una cosa. Tu mi potrai dire, sì, ma io il fango non lo voglio. E io ti dirò di più. Tu sei fatto di fango. Sì, forse alcuni dicono in realtà siamo fatti di terra, ma guarda, la Bibbia dice in Genesi 2 al 6, dice che c'era del vapore che usciva dalla terra, come se fosse della nebbia. Quindi la terra è probabile che fosse umida. Quindi poteva essere fango? Siamo fatti di fango, giusto? Però vi voglio dire una cosa. È vero che siamo fatti dalla terra e dal fango, ma è anche vero che Dio ha soffiato una parte di Lui dentro di noi. Dio ha soffiato un pezzo di cielo dentro di te. Ed è la stessa cosa che ha fatto Gesù con quel cieco. Quei farisei volevano sapere, dimmi cosa hai fatto, dimmi cosa ti è successo, perché così lo provo anch'io. Dimmi come faccio ad avere quello che hai tu. Quello che ha fatto la differenza, quello che ha fatto manifestare la gloria di Dio attraverso quell'uomo, non è stato il fango fatto con la poltiglia, mischiato, non è stato il fatto di spalmarlo sugli occhi, non è stato il fatto di andarsi a lavare nella vasca. Quello che ha compiuto quel miracolo è stato il DNA di Gesù su quella persona. È stato il suo DNA e il DNA di Dio dentro di te. Di cosa è fatto il DNA? O meglio, di cosa è fatto il tuo DNA? Di cosa parla la tua vita? Sapete quando diciamo, sì, questa cosa è proprio nel suo DNA. Cosa significa che questa cosa è nel tuo DNA? Vuol dire che questa cosa fa parte di te, questa cosa ti appartiene, ti viene talmente naturale che è tua. Di cosa parla il tuo DNA? E la Bibbia ci dice che in Galati, che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quello che ha fatto la differenza in questo miracolo, quello che fa di te una persona estremamente speciale, una persona estremamente sovrannaturale, e che dentro di te c'è il DNA di Gesù. Tu sei fatto con il soffio di Dio, non puoi vivere nel naturale, non puoi credere che le situazioni debbano dominarti, non puoi credere che questo fango rimarrà per sempre sulla tua vita. E io vi chiedo di alzarvi, vorrei pregare un po' con voi.
Vi chiedo di chiudere i vostri occhi. Io vorrei riflettere un po' con voi oggi. Tante volte vogliamo vivere delle esperienze sovrannaturali con Dio, vogliamo crescere nella fede, vogliamo vedere delle cose realizzarsi, vogliamo vedere il soffio di Dio nella nostra vita. Però siamo sporchi di fango, o meglio, abbiamo paura di sporcarci di fango. E quel fango è proprio la paura. È la paura di perdere la nostra comodità, la paura di uscire dalla zona di comfort per entrare in una zona di fede dove non sappiamo quello che succederà. Il cieco non lo vedeva Gesù. Immaginate quel cieco in quel tragitto. Immaginatelo, con gli occhi chiusi, con del fango sugli occhi che camminava, che non sapeva dove stava andando, probabilmente era anche accompagnato da qualcuno e camminava, diceva: ma cosa sto facendo? Ma starò facendo la cosa giusta? Ma e se questo è un pazzo? E se poi non funziona? Io stavo bene lì, adesso mi prenderanno tutti in giro. Cosa succederà? Il cieco ha creduto che Gesù era potenza, che Gesù poteva guarirlo. E a volte quella paura, abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di fare un passo di fede, perché questo ci porterà in un territorio che non conosciamo. Abbiamo paura che qualcosa cambi. Io voglio pregare oggi con voi, che credo che Dio ci stia chiamando di più. Noi siamo fatti col DNA di Gesù. La stessa potenza che ha guarito quell'uomo è dentro di noi attraverso lo Spirito Santo, e noi non possiamo lasciarla lì addormentata, non possiamo interpellarla solo quando vogliamo sapere una risposta all'università, quando vogliamo sapere le risposte giuste per qualcosa, come fosse il mago dell'indovinello. Lo Spirito Santo è dentro di noi, siamo fatti della stessa materia del cielo. Dio ha soffiato dentro di noi, non possiamo lasciarlo lì a dormire. E quindi io oggi voglio proprio che possiamo chiudere i nostri occhi e pensare a questo, pensare a quanto noi possiamo usare lo Spirito Santo, quanto possiamo muoverci in questo senza avere paura del fango, della saliva nel fango. Sapete, oggi io non vi chiederò di venire qui davanti, io oggi non chiederò a delle persone di pregare per voi, proprio perché vorrei che uscissimo dagli schemi che abbiamo, uscissimo anche dalle abitudini che abbiamo, che a volte ci aiutano a fare le cose, ma a volte impediscono che Dio possa muoversi in modo diverso dalla nostra, sulla nostra vita. E adesso io voglio chiederti proprio di abbassare le tue difese. Io sentivo questo per voi, che ci sono persone che hanno troppe difese innalzate nel loro cuore, troppe difese, troppa razionalità, troppe idee su chi è Dio, su come deve muoversi, troppe cose che vanno, troppe cose che non vanno. Abbassa le difese oggi, abbassale, abbassale, non chiuderti nello schema di come debba andare questa giornata, di come Dio deve risolvere il tuo problema, non chiuderti in questo. Se Dio avesse scelto quello che Gesù gli ha chiesto di fare, cioè di allontanare da Lui tutta quella sofferenza, noi non potremmo essere qui.
se quel cieco avesse avuto paura, si fosse schifato di quel fango, oggi non avremmo passato un'oretta del nostro tempo a parlare di questo. Sarebbe stato lì a mendicare, ad avere la sua vita comune, la sua vita ordinaria. E io so che c'è gente che preferisce avere una vita ordinaria perché ha paura dello straordinario. Ma tu stai perdendo qualcosa, tu perdi tanto. Dio vuole farti vivere delle emozioni straordinarie, Dio vuole farti vivere delle esperienze straordinarie. E non stiamo parlando della preghiera della domenica che ci fa piangere, non sto parlando di questo. Queste sono esperienze emozionali. Io sto parlando di un'esperienza nella profondità del nostro cuore, come quel DNA che si infila nel nostro cuore, che si incastra nel nostro cuore, che non possiamo mai più tirare via. Io parlo di quel DNA, che è il tuo DNA, il DNA con la quale sei stato creato, è il DNA di Gesù, lo Spirito Santo è dentro di te, non puoi vivere una vita ordinaria, non puoi farlo. E oggi ti chiedo di abbassare le difese e lasciare a Dio che possa fare Dio nella tua vita, che possa essere il Signore della tua vita, possa gestirla, possa governarla, fidandoti che Lui è il meglio per te. Sì, Dio, manda su di noi la tua pioggia, Gesù. Noi oggi ti chiediamo una pioggia sovrannaturale nel nome di Gesù. Noi ti chiediamo quella pioggia che non solo ci bagna i capelli, che non solo ci bagna, non solo ci fa, ci riempie della tua acqua, Dio, ma quella pioggia che, in cui non abbiamo paura, non siamo infastiditi, quella pioggia che ci fa sporcare di fango, Dio, e quella pioggia che ci fa anche divertire nel fango, quella pioggia che non ci fa avere paura del fango, non ci fa avere paura di lasciare le nostre comodità, non ci fa aver paura di andare in un territorio di fede dove non vediamo assolutamente niente, non ci fa paura di lasciare le redini della nostra testa, di lasciare il controllo della nostra mente, delle nostre idee, di lasciare anche il controllo della nostra fede, di quello che sappiamo, Dio, di quello che crediamo sia giusto. Noi oggi nel nome di Gesù lasciamo queste difese, lasciamo le redini della nostra vita e ci arrendiamo completamente a te, Dio. Noi, Dio, mettiamo in conto il fango, ma oggi ti diciamo che non vogliamo vivere una vita ordinaria, Gesù, che questo non ci basta, vogliamo la tua pioggia, vogliamo la tua pioggia nel nome di Gesù. Sapete, in questi giorni, quando uno dei nostri ragazzi ha pregato per noi, per la trasmissione, e ci diceva: se sarete disposti a perdere la vostra faccia, non abbiate paura di perdere la vostra faccia, perché Dio si manifesterà, perché vedrete la gloria di Dio in questo. E io devo confessarvi, sinceramente, parlare di sesso in TV davanti a milioni di persone non è quello che avevo pensato per la mia vita. No, non proprio. Però non abbiamo avuto paura di perdere la nostra faccia. Noi sapevamo che Dio ci voleva lì, Lui ha mosso tutto in maniera sovrannaturale, noi non abbiamo fatto niente e non meritiamo assolutamente niente e non siamo neanche competenti per niente. Ma Dio voleva vedere la sua gloria manifestata. Qual è il DNA? Qual è l'obiettivo della tua vita? Se tu vuoi vedere la gloria di Dio manifestata attraverso la tua vita, non avere paura di perdere la faccia. Non avere paura neanche di perdere la tua vita, non avere paura di perdere le tue comodità, la persona che hai accanto, la tua famiglia, di essere lontana da loro. Non avere paura di questo, non avere paura di questo, perché Dio manifesterà la sua gloria attraverso la tua vita. Amen, Gesù. Thank you.
di andare a casa, io voglio chiedere, se tu sei qui per la prima volta, alza la tua mano, vieni qui davanti, noi abbiamo un meraviglioso regalo per te. Forza, vieni con chi ti ha portato, con la persona con la quale sei venuto, noi vogliamo farti un dono. Ciao. Forza ragazzi, se ce ne sono altri, venite qui, noi vogliamo presentarvi qualcuno. I balletti vi daranno un regalo, ora, subito, immediatamente. Sapete il motivo per cui noi facciamo tutto questo? Non è perché qualcuno ci paga, non è perché siamo fanatici o fondamentalisti, non è niente di tutto questo. Il motivo per cui io sono qui, lui è qui, tutte queste persone sono qui, è perché noi abbiamo capito che c'era il meglio per noi. E anche se vivevamo una vita che magari per alcuni può andar bene, non era il meglio per noi. Cosa scegliereste tra un hamburger e una bistecca? Ecco, noi abbiamo trovato Gesù che è il meglio per la nostra vita. Quello è un libro che rivela tantissime cose. L'abbiamo scritto in chiave un po' moderna con dei commentini, ma parla della vita di Gesù. E lui ha cambiato e stravolto la nostra vita. Tutti noi siamo degli ex, siamo... Qualcuno c'è qualche ex drogato, lui, voi lo vedete tutto carino lui, però lui è un ex drogato. Ci sono degli ex bugiardi, non sono solo le droghe, ci sono degli ex egoisti, degli ex qualcosa. Sicuramente abbiamo visto che Gesù poteva stravolgere il nostro cuore e darci il meglio. Quello che ha cambiato la nostra vita non è il fatto che non abbiamo problemi, come abbiamo sentito, ma che non siamo più soli, che Dio è con noi e Gesù è con noi in ogni cosa, in ogni problema della nostra vita. E io voglio fare una preghiera con voi. Dio, io ti prego per ognuno di loro. Ti prego che oggi possano riconoscere che tu sei Dio. Ti chiedo che loro possano vedere te, capire che tu sei il figlio di Dio, che tu sei morto per loro 2000 anni fa. Tu puoi cambiare le loro vite. E se tu vorrai, fai questa preghiera con me. Gesù, io ti ricevo oggi come Signore della mia vita. Io voglio lasciare alle spalle ogni errore, ogni sbaglio che posso aver fatto. E credo che tu sei morto per me. E credo che sei morto per darmi una vita piena, per darmi una vita abbondante. E oggi ti lascio il totale spazio della mia vita e ti chiedo di regnare nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso. L'ultima volta, dietro di noi vi faccio vedere un video, cantiamolo con gioia, mentre il pastore Giulim suona le... Sì, facciamo l'ultima strofa chiedendovi di non aver paura del fango. Let it rain. Non subite la vostra vita. Let it rain. Vivetela. Oh. Thank you.
forza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.